vince 2-1 l'Italia nel match d'esordio contro l'Albania. Decidono la gara le reti nel primo tempo degli interisti Bastoni e Barella. Italia-Albania, le formazioni. Italia, 3-4-2-1, Donnarumma, Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Chiesa, Barella, Jorginho, Di Marco, Frattesi, Pellegrini, Scamacca. Albania, 4-3-3, Strakosha, Isai, Aieti, Gimsiti, Mitai, Bairami, Ramadani, Aslani, Asani, Braja, Seferi. CT. Silvigno. La partita. Partenza ad handicap per gli azzurri subito in svantaggio dopo 23 secondi, retropassaggio da incubo di Di Marco, teoricamente indirizzato a Bastoni. Ne approfitta Bairami, che in area fa secco Donnarumma. È il gol più veloce della storia degli europei, 2 minuti e reazione immediata con Pellegrini. Chiesa entra in area da destra e mette in mezzo, velo di Scamacca e conclusione da buona posizione del romanista che però non trova la porta. L'Italia attacca e all'11 trova il pareggio. Scambio sul corner tra Di Marco e Pellegrini, con il romanista che pesca sul secondo palo Bastoni. Colpo di testa e palla alle spalle di Strakosha. Altri 5 minuti ed è ancora un nerazzurro a segnare, Barella. Scamacca lavora un pallone in area per Di Marco, che premia l'arrivo in zona area di Barella, conclusione al volo, che lascia di sasso Strakosha e vale il 2-1. Al 34 e poi Frattesi a sfiorare il gol del 3-1. Scamacca premia l'inserimento in area dell'interista, che a tu per tu con Strakosha prova a beffarlo con un pallonetto ma l'ex Lazio devia la sfera sul legno. Prima dell'intervallo Italia pericolosa poi ancora con Scamacca prima e Pellegrini poi. Nella ripresa l'Italia gestisce e non rischia fino al 90 quando Manai va solo vicino al 2-2. Buon inizio per gli azzurri che ora devo pensare alla gara con la Spagna,